Il trucco c'è e si vede, ma come lo vediamo questo trucco? Beh, quello che cerco di fare io nel mio libro e in generale nei miei incontri, come quello di questa sera qui alla Fondazione Bruno Kessler, è di spiegare alcuni dei trucchi che vengono messi in atto dal marketing e che sfruttano magari una nostra scarsa conoscenza, per esempio del metodo scientifico. Quando noi leggiamo sulla confezione di uno shampoo che quello shampoo contiene un ingrediente particolare, potrebbero essere le proteine della seta oppure qualche frutto esotico, qualche pianta che non abbiamo mai sentito, come non so, la moringa, siamo portati a pensare che quello shampoo funzioni perché contiene quel determinato ingrediente. Non ragioniamo come ragionano i chimici, cioè in termini di dosi. Quando noi andiamo a vedere la quantità effettiva di quell'ingrediente all'interno dello shampoo, scopriamo che quell'ingrediente praticamente non ce n'è, ce n'è una dose infinitesima. Quindi ragionare come i chimici ci permette in questo caso di capire che se quello shampoo funziona non è perché c'ha la moringa dentro. Mi chiedono spesso quali sono i consigli che io do per non essere ingannati dal marketing. In realtà è abbastanza impossibile, è quasi fantascienza, nel senso che il marketing sfrutta proprio alcune delle dinamiche cerebrali che noi ci portiamo dietro da tutta l'evoluzione. Diciamo che imparare a farsi le domande e anche solo pensare a quello che c'è scritto sulle confezioni ci porta già a vederle con occhi diversi. Quindi il consiglio che io do sempre è quello di chiedere, di fronte a un'affermazione che ci promette magari un miracolo, di chiedere le prove all'azienda e quindi di dire: ma su che cosa si basa quell'affermazione lì? Già questo ci permette di migliorare un pochino il nostro spirito critico e quindi in un certo senso di essere un po' più consapevoli.